Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici sportivi, buongiorno. Prima di campionato del regionale di promozione girone D. Grandi ricordi di questo stadio, per i tanti personaggi con la quale abbiamo condiviso anni e anni di emozioni. Tanti sono i giocatori che sono stati attinti dal Cassino qui al Minturno. Ricordiamo con affetto Pino Cossuto, Ivano Colombo, Giovanni Ruberto, Davide Migliorelli, Ciccarelli e Antonio Cossuto. È una giornata decisamente estiva e quel Cassino si affaccia a questo campionato rinnovato per i suoi 12-18esimi. Quindi sarà oggi, vedremo il Cassino chiaramente qual è la consistenza tecnica e che cosa potrà fare in questo campionato dopo un campionato fatto veramente di sacrifici e per l'ultima penultima giornata evitata addirittura i play-out. Si parte con lo spirito giusto, rinnovato anche l'allenatore, ve lo ricordiamo, con Silvio Prisco. Silvio Prisco che ha militato nella Rofit, generoso, uomo di principi e sicuramente un uomo vincente. Ha portato dalla promozione all'interregionale il di Isernia e nuova dirigenza anche nel Cassino. C'è il presidente nuovo che è proveniente da Isernia e c'è uno spirito, ripeto, diverso. Il Cassino è schierato qui a Ricinello con la tipica maglia bianco-azzurra e all'ordine della partita il signor Pacella di Roma 2 inizia in questo istante con il Cassino all'attacco, primo fallo laterale, ma dicevamo di questi dei direttori della gara, il signor Pacello di Roma 2, poi coordinato dai collaboratori De Orio e Vernice di Roma 1 e rispettivamente Roma 2. Entriamo nel vivo della partita, prima punizione a favore del Cassino per un fallo su un centrocampista del bianco-azzurro. Il Minturno è schierato con la tipica maglia rosso-nera. Dicevamo, prima punizione a favore del Cassino. Fra poco vi leggeremo, dopo la punizione vi leggeremo le formazioni. Se ne incarica Esposito, nuovo acquisto del Cassino, centrocampista. Al limite dell'area i 21 giocatori, calcia, respinge un difensore del Cassino. Poi c'è il primo calcio d'angolo a favore del Cassino. Le formazioni in campo sono le seguenti, per il Minturno Cenerelli, Daniele, Conte Michele, Mero, La Cicala, Caiazzo, capitano, Ua, Petrillo numero 7, Pirolozzi numero 8, numero 9 Masino, numero 10 Martino e Graziano il numero 11. Parata difficile del portiere Cenerelli e quindi poi il signor Pacella ordina un calcio di punizione a favore del Cassino. Dicevamo, l'allenatore del Minturno è il signor Pernice, 12° Grasso, 13° Di Luna, 14° Cerenelli, 15° Vezza, 16° Conte Fabio, 17° Siga, 18° Vezza Federico. Per il Cassino, Fabbi, Punzo Palumbo, Catalano, Lamanna, Scafaro, Greco, Cifani, Calcagni, Esporito, Giurino. Allenatore di Prisco, 12° Zolla, 13° Capocci, 14° Antenucci, 15° Palma,
16esimo Risi, 17esimo Trotta, 18esimo Carbone. Punizione a favore del Cassino, entriamo in diretta. Sono trascorsi 2 minuti dall'inizio della gara e si è visto un Cassino ben determinato. Adesso c'è un'incursione del Minturno dal fondo della bandierina, c'è un cross, viene leggermente deviato da un difensore del Cassino e Fabbi fa sua la sfera senza nessuna difficoltà. Fabbi con le mani per il suo compagno di squadra, il terzino destro, Palombo, poi raccoglie il Minturno, si destreggia il numero 9 del Masino, del Minturno, e ottiene una punizione dai 18 metri. Quest'anno il campionato, sicuramente il Cassino penso che sarà uno dei protagonisti, e quantomeno non ci sarà l'agonia dell'anno scorso quando, lo ripetiamo, ci siamo salvati alla terz'ultima giornata evitando i play-out. Si incarica del tiro, 2 uomini sul pallone ed è il difensore numero 3 Merola che calcia basso di collo piede con la sfera che lambisce il palo a destra del portiere Fabio. A seguito del Cassino circa 50 tifosi irriducibili che sono stati praticamente protagonisti anche l'anno scorso, seguendo sempre il Cassino dappertutto e incoraggiandola in ogni partita. Rientriamo in cronaca diretta con un fuorigioco segnalato dal collaboratore di Pacella, di Orio, e calcia direttamente il portiere Cennarelli. Fallo laterale a favore del Minturno e Merola sulla sfera, terzino sinistro, appoggia su un compagno di squadra e libera un difensore del Cassino. Ancora un fallo laterale in area direttamente, Graziano gira la palla, ma è La Palma che praticamente alla meglio libera l'area ed è sempre il Minturno che preme, ma non ha difficoltà il portiere figlio d'arte Fabbi. Ricordiamo, il papà ha giocato fino a 42 anni, pensate. C'è un bel invito per il numero 11, Giurini, che però arriva in ritardo sulla sfera e quindi ottiene un fallo laterale. Palombo. C'è una testata involontaria. Niente di fatto su Giurini. Vediamo che si regge. Ha ricevuto una involontaria testata. Ancora il Cassino, fallo laterale, e poi è il portiere Cennarelli che fa sua la sfera, appoggia direttamente su un proprio compagno di squadra. Ancora un fallo di un centrocampista del Cassino. Ed è subito da Graziano, classe 95, schierato in campo con una vistosa fasciatura alla testa, lungo il suo rinvio, e c'è un fallo di fondo. Ancora l'attento Fabbi, squadre che si stanno ancora studiando, cercano comunque l'affondo per sbloccare il risultato. Sono 7 minuti il tempo trascorso all'inizio della gara.
ed è Palumbo che appoggia a un proprio compagno di squadra, poi è il numero 10 del Cassino Esposito, ottiene un fallo laterale, Esposito in aria alla ricerca di Calcagni e ottiene un altro calcio d'angolo, quindi due sono i calcio d'angoli del Cassino e zero quello del Minturno. Ancora un'opportunità per il Cassino, la vediamo determinata questo Cassino, concentrato e combatto sul pallone, ogni pallone, scambio corto fra Esposito e tiro direttamente in porta di Guegiurini con la palla che fa la barba al palo alla destra del portiere Cenerelli. Cassino che cerca di essere determinato. Largo sulla destra, il Minturno in attacco, ancora Giurini, palla al piede, invito per la punta Calcagni, arriva in ritardo e si impossessa della sfera un difensore del Minturno, perde palla Palumbo. Esposito va sulla palla, è il 9, il numero 9 Masino, ancora una punizione a favore del Minturno, se la procura la punta Masino. A 20, circa 20 metri dalla porta difesa da Fabbi ed è Piro Lozzi che si incarica di effettuare il tiro della punizione. Vediamo che va ancora sulla palla il numero 10 Martino, largo sulla destra, Piro Lozzo direttamente in area, cerca la destra di un proprio compagno di squadra, ma non, il suggerimento non viene assolutamente capito e quindi la palla si perde sul fondo del calcio d'angolo con nulla di fatto. 10 minuti trascorsi dall'inizio della gara, 0-0, vi ricordiamo, qui allo stadio di Ricinello, tra il Cassino e il Minturno. Esposito sulla palla ed è il numero 4 Catalano, palla al piede, Giurini che adesso si è accentrato, un suggerimento per un compagno di squadra che perde palla, pensa di aver ottenuto un calcio d'angolo ma respinge un difensore del Minturno. C'è una punizione a favore del Cassino in quanto sulla linea del fallo laterale viene strattonato un giocatore bianco-azzurro. Punizione e Giurino sulla palla, viene calciato in questo istante, lungo, tende ed è devia veramente con un portentoso intervento, un colpo di reni, il portiere Cenerelli Daniele, molto bravo questa punizione, quindi siamo al terzo calcio d'angolo a favore del Cassino. E Giurini sulla palla basso a cercare, c'è un cross di un giocatore del Cassino, ancora il Cassino in possesso di palla, il numero 9 Calcagni cerca di girarsi ed è invece, viene la prima ammonizione, l'ammonizione del numero 3 del Minturno, si tratta di Merola. Al 13esimo, ammonito
Merola del Minturno. Sul pallone Esposito e Giurini. Fatidico fungo in aria con i giocatori che si strattonano e in questo momento fischia l'arbitro, c'è un fuorigioco o una punizione, va bene, comunque si riprenderà con una punizione a favore del Minturno. Quindi dicevamo, quando siamo giunti al 14° del primo tempo, il Minturno e il Cassino inchiodati sullo 0-0 con qualche piccola occasione, qualche buona occasione persa dal Cassino e con una bella parata del portiere Cenerelli. Quindi un Cassino che cerca di vincere, punizione a favore del Minturno per fallo su Caiazzo, capitan Caiazzo numero 5. Quindicesimo del primo tempo e Fabi che ottiene, salta con tempo e si impossessa della sfera. Rinvio lungo del portiere Fabi. E l'Minturno in possesso di palla, stoppa a volo del numero 9 e poi libera Catalano con un passaggio all'indietro per il portiere Fabi. Fallo laterale a favore del Minturno, a cercare il proprio compagno di squadra, non ci riesce il Cassino, si impossessa di palla ed è Calcagni che appoggia, si libera, c'è una punizione all'altezza della bandierina, il calcio d'angolo e quindi il collaboratore del signor Pacella De Orio comanda un calcio di punizione, si incarica direttamente il portiere Cenerelli, Daniele Cenerelli. Lungo il rinvio, ancora una punizione inutile, questa protesta dove Esposito ci guadagna solo un'ammonizione, quindi praticamente Esposito viene ammonito per proteste. Ammonizione, quindi parità anche per quanto riguarda le ammonizioni. Esposito al 15° per proteste. C'è un bel invito, perde per poco l'occasione, c'è un bel invito del numero 2 del Minturno, Conte Michele, per il proprio compagno di squadra, il numero 10 Martino, che arriva in ritardo sulla sfera e quindi la palla scivola direttamente in fallo di fondo. Fabi sul capitan Lamanna, uno dei pochi superstiti della squadra dell'anno scorso, Giurini intercetta Merola del Minturno e appoggia all'indietro al portiere Cenerelli. C'è un tiro da lontano con lo piede del numero 10, Martino. Giurini palla a piede, cerca lo scambio col compagno, non ci riesce. Punizione a favore del Cassino, batte lestamente il giocatore del Cassino, Calcagni,
si porta la sfera in avanti, ma se la allunga troppo e la palla va in fallo laterale. Ancora Calcagni, buona questa sua, questo suo intervento. Ancora il Cassino in attacco, Calcagni tenta uno stop, ci riesce, ma appoggia il pallone all'avversario. Lungo l'invito per il compagno di squadra del Minturno, il numero 10 Martino, quindi fallo laterale. Impostazione in questo istante è venuto Pino Cossuto, che gli abbiamo raccontato all'inizio della gara, è uno dei pilastri della Rofit e anche della Policassino. La Policassino che con lui ed altri valorosi giocatori conquistarono la Coppa Italia in Toscana in una nottata da sogno contro il Formia 1985-1986. È un'emozione averlo qui a fianco a me, non lo vedevo da tanto tempo, però sempre chiediamo sempre notizie, ha lasciato un ottimo ricordo Pino a Cassino, lo ricordiamo sempre con tanto affetto. Ancora il Cassino in possesso di palla, cercano Giurini ed è il numero 9 Calcagni per il Cassino. Ancora Calcagni, tende il tiro da lontano con la palla che sfiora il palo alla sinistra del portiere Cenerelli. Quindi 0-0 al 20° del primo tempo. Pino, t'abbiamo menzionato all'inizio di partita insieme a altri valorosi giocatori, non ultimo Ceccarelli, tuo fratello Antonio, Di Prete, tanti giocatori Zappo, che hanno fatto Zappo, vabbè, che avete fatto la storia e la felicità del Cassino. Del popolo Cassino. Del popolo sportivo del Cassino. Allora Pino, che fai nella vita intanto, in questo momento? Beh, continuo, grazie alla Policassino, continuo a lavorare alla Fiat, dove incontro di nuovo amici e fa sempre piacere ricordare quei giorni belli dove si vinse la Coppa Italia e nonostante, oltre alla Coppa Italia vincemmo il campionato di promozione e andammo a fare interregionale, quindi sono ricordi che ti rimangono dentro e oggi non potevo assolutamente mancare a una partita così importante che mi riporta dietro negli anni e magari ecco con un po' di rammarico che gli anni passano e non puoi essere diciamo protagonista in situazioni di questo genere. Questo ti fa onore perché tutti ricordano la tua generosità in campo e fuori dal campo. Bene Pino, noi riprendiamo la telecronaca in diretta per appunto raccontarvi di questa partita che è la prima di campionato di promozione regionale girone D, Minturno Cassino. 0-0 quando sono trascorsi circa 20-21 minuti dall'inizio della gara e non c'è una supremazia netta assolutamente di nessuna squadra. Le squadre a centrocampo si equivalgono, è chiaro che questa è una partita dalle grandi tradizioni, come vi spiegavamo all'inizio della telecronaca, e quindi c'è sempre un qualcosa che praticamente si sente di più in queste gare. Si libera bene adesso il numero 9 Masino, cerca di mettere al centro del campo Esposito, palla a piede, uno dei nuovi del Cassino che ve lo ricordiamo è stata rinnovata per i 12-18esimi. Tanti volti nuovi, giocatori che hanno militato in campionati superiori come appunto Esposito, la punta Calcagni, Griego. Sono giocatori che qualcuno ha militato nell'Isernia all'ordine del Silvio Di Prisco, allenatore del Cassino, che tira adesso difficoltà da parte di Fabbi, ma
lascia passare il tiro, raso terra, un tiro da fuori aria. Trascorso il primo tempo, 0-0 fra il Minturno e il Cassino. A centrocampo il numero 11 Graziano per il Minturno ed è il numero 9 che cerca di liberarsi del proprio avversario, ma non ci riesce, molto attento la Manna, interviene due volte e svende il pericolo portato dai rossoblù del Minturno. Cassino, un pressing asfissiante da parte degli uomini di Pernice, rendendo difficile ogni tipo di manovra per liberarsi il proprio avversario. Fallo laterale a favore del Cassino su Esposito, l'uomo faro del Cassino che dovrebbe fare la differenza in questo campionato. Palla che scivola in fallo laterale a favore del Cassino. Uno schieramento tipico del 4-4-2 da parte del Cassino. Perentorio l'intervento del portiere Fabbi. Saltano in due lì a centrocampo, adesso il numero 3 Merola, palla al piede, appoggia, però la palla esce fuori. Partita non tanto emozionante, perché ripeto, la maggior parte del gioco si svolge a centrocampo con due schieramenti attenti, la difesa del Minturno è attenta alla difesa del Cassino. Lungo il rinvio del difensore del Minturno, raccoglie il numero 7 di testa, cerca di far penetrare la sfera in aria, non ci riesce, ancora il numero 10 Martino, che appoggia il proprio compagno di squadra, cerca il cross e ottiene il primo calcio d'angolo. Primo calcio d'angolo del Minturno a favore. Ricordiamo che i calci d'angolo sono stati calciati 4 con questo, di cui 3 a favore del Cassino. Palla cercare i saltatori del Minturno. Sventa un difensore del Cassino. Il numero 2 Michele Conte, poi Giurini in girata a cercare il proprio compagno di squadra, la punta Calcagni, intercetta il numero 3 Merola che poi si destreggia mandando la palla in fallo laterale. Ancora il Cassino in attacco. Ed è sempre generoso Martino che riesce a impossessarsi della palla, ma appoggia l'indietro per Esposito. Errore. Adesso il capitano Caiazzo che subisce un fallo da tergo, per cui il signor Pacella, direttore di gara, ricordiamo Pacella di Roma 2, sezione Roma 2, ordina un calcio di punizione a favore del Minturno. Si interessa della ripresa dei giochi direttamente il Daniele Cenerelli. Raccoglie un difensore del Cassino e manda in fallo laterale.
Nadal ha già battuto. Ed è ancora il Mentone in attacca con il numero 2 Michele Conte. A seguire c'è una deviazione di testa del un giocatore in minturno, ma facile preda del portiere Fabi. Penetra la sfera nella rete difensiva del Cassino, ma è Fabi. Uno contro uno, punizione a favore di Cifani, altro nuovo acquisto del Cassino che subisce un fallo da parte del capitano stopper Caiazzo del Minturno e ottiene una punizione. Esposito e capitano Lamanna sulla sfera. Fa indietreggiare Vincenzo Lamanna, capitano del Cassino. Rincorsa giusta. Tira basso con un tiro che alla fine si è rilevato sbilenco. Riparte il Minturno con il numero 9 Masino. Fallo laterale a favore del Minturno. È sempre Merola che si interessa alla ripresa del gioco. E poi Uva, classe 94, ne ha una deviazione. Una deviazione da parte del numero 7 che raccoglie un grosso del proprio compagno Merola, ma era in posizione di fuorigioco e giustamente ben ha fatto il signor Pacella a fermare i giochi e ordinare una punizione a favore del Cassino. 30 minuti trascorsi all'inizio della gara, vi ricordiamo 0-0 fra il Minturno e il Cassino. Stiamo trasmettendo la telecronaca della prima di campionato fra il Minturno e il Cassino, gara valevole per il campionato regionale di promozione Girone D. Capitan Caiazzo dalla metà campo suggerisce all'estrema sinistra per il numero 3 Merola un cross al centro e Lamanna che respinge bene. Punizione a favore del Cassino. Irrefrenabili tifosi del Cassino che stanno incitando i propri benamini. Ricordiamo che è stato istituito un pullman per stare vicino alla propria squadra e con la speranza che quest'anno le cose vadano meglio. Sfera che ristagna al limite del fallo laterale. Fallo laterale contestato dalla panchina del Cassino, chiedendo una legittima la proprietà della sfera. Punizione da parte del signor Pacella a favore del Minturno ed è Graziano, classe 95. No, è sempre il capitano Caiazzo del Minturno che si incarica della ripresa del gioco. A cercare sullo sfondo, dal lato sinistro,
girato la sfera di testa, ma ottiene solo un fallo di fondo. Si riprenderà con il solito Fabbi, portiere del Cassino. Rinvio. Ed è il generoso Merola, molto attento questo difensore. Però il gioco viene fermato, in quanto da parte del signor Pacella è stata ravvisata una punizione a favore del Cassino. Una punizione procurata da Merola, reo di aver commesso fallo su un difensore del Cassino. Ottimo il suggerimento, c'è un intervento di Lamanna, per linee esterne il Cassino, per poco Calcagni che cerca di sorprendere la difesa rossonera, scusate. Buono il cross di ravvolo del numero 8 del l'inturno Pirolozzi, che gira di destro, ma il tiro è abbastanza, non è potente e non c'è fatica da parte del portiere Fabbi a bloccare la sfera. Esposito, punizione a favore del Minturno, fallo che non viene segnalato dall'arbitro, in quanto c'è un grosso, non viene ritenuto questo fallo, dando la regola del vantaggio al Minturno, ma c'è un giocatore Cassino per terra. Si tratta del centrocampista Esposito, infortunato, sì. Ferma il gioco il signor Pacella e ordina ai sanitari del Cassino di entrare in campo. Si rialza il Esposito, si riprenderà con un calcio d'angolo a favore del Minturno e sono due contro i tre del Cassino. Non riusciamo a vedere chi calcia il calcio d'angolo, scusate il bisticcio di parole, respinge la difesa del Cassino, ancora il numero 8, Pirolozzi che tenta di sorprendere Fabbi, ma la palla va larga rispetto al palo alla destra di Fabbi. Lungo il rinvio di Fabbi, Calcagni di testa, poi c'è l'intervento di Palumbo, scambio corto fra i due giocatori del Minturno, adesso è Cifani che cerca il proprio compagno Calcagni, non ci riesce, la palla viene respinta da un difensore rossonero. Ancora Palumbo sulla palla, Giurini, Esposito su Cifani, ancora in aria il Cassino con Palumbo, cerca il cross, tira direttamente Esposito, che per poco non sorprende Cenerelli con un tiro da fuori area all'improvviso, ma è stato molto bravo Cenerelli a intercettare la traiettoria, a fermare e a bloccare la palla. Lungo il rinvio del difensore del Minturno, Catalano del Cassino sul pallone, appoggia indietro Calcagni, esce il portiere Cenerelli sui piedi un giocatore del Cassino del Sedino Pie e decreta il rigore a favore del Cassino. Quindi al 32esimo
rigore a favore del Cassino, in quanto il portiere Cenerelle esce in uscita, blocca il difensore del Cassino facendolo rotolare in aria e decreta il calcio di rigore. 32esimo, Cassino può portarsi in vantaggio ed è il numero 9 sulla sfera, sul dischetto dei rigori, numero 9 del Cassino, Calcagni. Si alza in questo momento il giocatore del Cassino, non riusciamo a vedere da lontano di chi si tratta, quindi 32esimo, il Cassino ha la possibilità di portarsi in vantaggio con un rigore decretato dal signor Pacella per un intervento pericoloso del portiere Generelli. Calcagni schiaccia il portiere, 1-0 per il Cassino. Cassino in vantaggio sul Minturno, 1-0. Vi ricordiamo che la rete è stata messa a segno da Calcagni con un bel penalti che lascia, spiazza il generoso portiere Cenerelli, Daniele Cenerelli, incolpevole in questa fase, in momento del tiro di Calcagni. Quindi cambia il risultato qua a Ricinello, il Cassino si è portato in vantaggio con sul rigore, c'ha la possibilità di pareggiare il numero 9 del Minturno, Masino, ma il gioco viene fermato per un fuorigioco. Quindi vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 1-0, al 32esimo il numero 9, Calcagni, sul rigore. Rigore decretato dal signor Pacella, che ha praticamente fischiato il rigore per un fallo sul giocatore del Cassino che si era portato in aria e prima di calciare è stato anticipato dal portiere Cenerelli. Ancora un fallo a favore del Cassino. 6 minuti che mancano alla fine del primo tempo. Esposito sul pallone in area a cercare la testa del Cifani, ma viene anticipato da un difensore rossonero. Sulla generosa adesso la reazione del Minturno, che cerca il pareggio prima della fine del primo tempo, libera l'area Esposito per il Cassino. Lungo il rinvio di testa all'indietro, Fabi, figlio d'arte, molto attento. Incredibile la somiglianza fisica e anche di gesta con il padre, che sembra di vedere il generoso Fabio Fabi in porta. Ricordiamo che Fabio Fabi, papà del portiere del Cassino, attuale portiere del Cassino, ha giocato fino all'età di 42 anni, sempre con prestazioni maiuscole in ogni campionato che ha effettuato. E solo quest'anno ha deciso di appendere le fatidiche scarpe al chiodo. Ritorniamo in cronaca diretta. Cassino in possesso di palla, perde la palla. Minturno, è il Minturno che si fa avanti. Martino, punizione sul giocatore del Minturno. Ancora Merola sulla sfera. Calcio di punizione a favore del Minturno sulla linea del centrocampo a ridosso delle panchine.
Ancora un fallo laterale a favore del Minturno, Minturno che sta cercando di pareggiare le sorti della gara, almeno per questi primi 45 minuti. C'è un fallo ai danni di Giurini, che viene attaccato da Tergo alle spalle. C'è adesso il giocatore reo di aver commesso il fallo del Minturno, che si va a scusare con il proprio avversario. Va a recuperare la sfera Merola, quindi si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Cassino. Si rialza Giurini, lungo Merola, fatto oggetto di punizione, di fallo cioè, quindi punizione a favore del Minturno, e Cicala sbaglia il suggerimento ed è Cifani che appoggia ad Esposito all'indietro. Esposito che cerca di penetrare nell'area con un suggerimento basso, ma è Calcagni, Lamagna, il generoso capitano Lamagna. Sulla sfera il difensore del Minturno, Michele Conte, a cercare il numero 8 Cifani, libera l'area Palumbo, palla alta, e poi c'è un fallo laterale a favore del Minturno. Ancora Conte, Michele. Esce la sfera in ballo laterale, quindi si riprenderà con il Cassino, e manca un solo minuto dalla fine dei primi 45 minuti di gara. Vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 1-0, rete messa a segno al 32esimo del primo tempo da Calcagni sul rigore. Fallo sul numero 6 UA classe 94 e punizione a favore del Minturno. Sulla palla Michele Conte, lungo il suo suggerimento in area del Cassino, respinge per il Cassino Cifani. Giurini, e in questo momento fischia la fine dei primi 45 minuti della gara il signor Pacella e manda tutti negli spogliatoi. Noi vi ricordiamo che stiamo trasmettendo la telecronaca del campionato e della partita Minturno Cassino valevole per la prima giornata del campionato promozione regionale girone D, con il Cassino in vantaggio. La rete è stata messa a segno dal numero 9 Calcagni al 32esimo del primo tempo per un rigore decretato a favore del Cassino. Ed è tutto lì nella regia, ci risentiamo fra qualche minuto per descrivervi la seconda parte della gara. Media Centro, la televisione di Cassino e del Cassinate. Amici sportivi, rieccoci qui al Ricinello di Minturno per la telecronaca del secondo tempo della partita Minturno-Cassino valevole per la prima di campionato promozione regionale girone D. Vi ricordiamo che il punteggio è a favore del Cassino per 1-0, 1-0 che ha effetto con il Cassino si è portato in vantaggio con il numero 9 Calcagni al 32esimo,
dopo che il signor Pacella ha decretato un calcio di rigore a favore del Cassino. Ed entriamo in cronaca diretta. Ancora un attacco del Cassino, riparte il gioco con il portiere Cenerelli. Daniele Cenerelli, nell'occasione di rigore incolpevole. Buona questa, è Giurini sulla sfera, Giurini che calcia di potenza, bravo il portiere Cenerelli che respinge da favorevolissima posizione. Un gol quasi fatto di Giurini, avrebbe dovuto cercare un pallonetto, ma ha cercato la prova di forza ed è stato molto bravo Cenerelli in uscita a deviare. Quindi calcio d'angolo a favore del Cassino, il primo del secondo tempo, il quarto in totale. Buona occasione per il Cassino, ma non, purtroppo è stato sprecato in maniera veramente leggera, con molta leggerezza, questa opportunità dopo che Esposito aveva messo una palla in corridoio in favore di Giurini, il quale ha controllato di petto ma poi ha sbagliato all'attimo fatale cercando di calciare di potenza, ma avrebbe dovuto cercare secondo noi un tiro di precisione. Ancora Esposito, fallo laterale a favore del Cassino, anzi fuori gioco a favore del Minturno, scusate, ed è Merola ancora il Cassino con Catalano in possesso di palla, c'è ancora un fuorigioco a favore del Minturno. Merola, Merola sul, cerca lo scambio con il proprio compagno di squadra per il numero 9, Masino, ma poi viene praticamente decretato un... Posso salutare... Su rigore? Che minuto? 32. Ancora un tiro da parte del giocatore Cassino, che adesso la vediamo più sciolta, e ancora una volta il portiere Cenerelli respinge con un colpo di reno alto sulla traversa. Ancora una buona occasione da parte del Cassino. Quinto il calcio d'angolo a favore del Cassino. Chiaramente il Minturno cerca di spingersi in avanti, creando opportunità per il Cassino in contropiede. Siamo giunti al sesto del secondo tempo, vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 1-0, rete messa a segno da Calcagni al 32esimo del primo tempo, per un rigore decretato dal signor Pacella a favore del Cassino. Entriamo in telecronaca diretta, c'è una punizione a favore del Cassino, vediamo Capitallaman sulla sfera, lunga rincorsa, lunghissimo il suo suggerimento, Calcagni gira per il proprio compagno di squadra, ma respinge il numero 2 Michele Conte del Minturno e ottiene solo un fallo laterale. Esposito, scambio, c'è un tiro da fuori area,
del numero 8 del Cassino, Cifani. Veramente bravo questo portiere del Minturno, Daniele Cenerelli, che almeno ha evitato almeno la capitolazione dopo, chiaramente prima del rigore e dopo il rigore, per tre volte. L'occasione una volta sui piedi di Giurini, molto bravo, ripetiamo, è stato sfortunato e incolpevole in occasione del rigore. Punzo, difensore del Cassino, viene fermato il gioco ed è la prima sostituzione nelle file del Minturno. Esce il numero 7, Petrillo, classe 93, viene rilevato da vi diremo di chi si tratta. Dal numero 18 Vezza, quindi non vedremo più Petrillo. Classe 93, viene rilevato da Vezza Federico. Primo cambio nelle file del Minturno. Ed ecco che tocca la prima palla, buono il suo suggerimento proprio per il proprio compagno di squadra. Fallo sul numero 9 Masino e praticamente punizione a favore del Minturno. C'è qualche protesta, ma la punizione ci sembra più che legittima. Il numero 8 sulla palla, Pirolozzi. No, si tratta del capitano Caiazza. Capitan Caiazzo del Minturno. Fischia in questo momento l'arbitro in area, in piena area, ma Fabbi fa buona guardia e senza fatica si impossessa della sfera. Punzo per il Cassino. Direttamente il portiere Cenerelli. Respinge Giurini, Gagliarda la sua prova, ha avuto anche la possibilità di mettere a segno. Punizione a favore del Cassino. E 10 minuti trascorsi dall'inizio della seconda frazione di gioco, dove vede il Cassino condurre qui al Ricinello per 1-0. Rete messa a segno da Calcagni con su rigore al 32esimo. Lungo rinvio di Cerenelli. Il Martino del Minturno che suggerisce al numero 8 Piero Lozzi, tenta il cross ma ottiene solo un calcio d'angolo, quindi sono 3 i calci d'angoli ottenuti dal Minturno contro i 5 del Cassino. Calcio d'angolo, cerca la deviazione il numero 9 del Minturno, non ci riesce.
Bravo il numero 8 Piero Lozzi, che fa vela davanti alla sfera ottenendo un fallo laterale. Chiedono i giocatori in linea del Cassino e fuori gioco, ma non lo ottengono. Siamo messi male, tanto. Dodicesimo del secondo tempo, scusate. Ricordiamo sempre per coloro che si fossero messi solamente adesso in ascolto e collegati con la televisione, stiamo trasmettendo la prima giornata di gara del campionato regionale Girone D Laziale. La partita è fra il Minturno e il Cassino. Cassino in vantaggio per 1-0, rete messa a segno da Calcagni sul rigore. Fallo laterale, cioè c'è un fuorigioco segnalato da un collaboratore dell'arbitro. Si riprenderà con un calcio di punizione a favore del Cassino. Equivoco sorto fra il collaboratore del signor Pacella e Vernice, che aveva segnalato un si giustifica l'arbitro Pacella, quindi c'è un fallo, una punizione a favore del Cassino, viene calciato in questo momento dal numero 6 la manna, scusatemi, Scafaro, fuori gioco, fuori gioco segnalato dal collaboratore dell'arbitro, fuori gioco di posizione, e anche in questa occasione non è stata ben interpretato dai giocatori in campo. Lungo rinvio di un giocatore del Minturno. Scambio fra Piero Lozzi e l'11 Graziano. Rinvio del portiere Fabi del Cassino. Lungo il suo rinvio. Corto, viene respinto, una spinta corta di un giocatore del Cassino, di testa la manna appoggia al proprio portiere Fabi e sventa questo pericolo. Ancora un intervento del generoso Michele Conte, terzino del Minturno. Punizione a favore del Cassino, punizione per un fallo su numero 7 del Cassino Greco. Quindici minuti trascorsi dall'inizio del secondo tempo, e ricordiamo che il Cassino è in vantaggio su Minturno per 1-0, rete messa a segno da Calcagni al 32esimo del primo tempo. Esposito dalla lunga distanza, cerca basso, c'è uno schema, buona questa idea, uno scambio fra
il Cifani Esposito e poi suggerimento per la punta. Fallo di Merola sul numero 4 catalano. Sulla palla il centrale del Cassino Scafaro. Ed ecco ancora una possibilità per il Cassino, cross lento. Fanno confusione i giocatori del Cassino. Con la sfera che scivola. Minturno in attacco, 3 contro 2. Si ferma, fa rientrare in intera difesa del Cassino il numero 18, Vezza, Federico Vezza, e ottiene un calcio d'angolo. Calcio d'angolo a favore del Minturno, è il quarto totale contro i 5 calcio d'angolo del Cassino. Buono, respinge con i pugni il portiere Fabbi. Ancora Pirolozzi, generoso la sua prova. Il Minturno in attacco che cerca di pervenire al pareggio. E ancora sulla fascia, sul lato destro. Viene annullato un gol del Minturno. Un gol che praticamente viene annullato in quanto l'arbitro aveva pochi attimi prima del tiro del giocatore del Minturno, aveva segnalato evidentemente un fuorigioco. Nulla di fatto, quindi si riprenderà con il Cassino sempre in attacco e conducendo la gara per 1-0 contro il Minturno. Viene nell'occasione ammonito un giocatore per protesta del Minturno, non abbiamo visto di chi si tratta. Ventesimo del secondo tempo, 1-0 a favore del Cassino contro il Minturno. Nella seconda parte della gara il Cassino ha avuto due belle occasioni, ma poi c'è stata una reazione quasi cattiva da parte del Minturno che sta spingendo per cercare la palla del pareggio. In questo momento è il Minturno. Punizione a favore del Minturno, viene fermato il gioco per rettificare la posizione. Sempre Capitan Caiazzo sulla sfera, lungo il suo suggerimento in aria. Graziano respinge la difesa del Cassino. Scafaro, fallo laterale a favore del Cassino. Si è accesa un inizio di rissa per un fallo laterale con i giocatori in Minturno che avrebbero voluto essere rapidi per la ripresa del gioco. Ecco il Cassino con Catalano che cerca di proteggere la sfera. Vediamo che il signor Pacella ha fermato il gioco e ammonisce sia l'otto del Pirolozzi e il numero 4 Catalano. Partita corretta fino a questo momento.
ma bisogna capire i giocatori in campo che ci tengono a questa prima di campionato. E tutto questo è successo per una palla contesa, per un fuori, un fallo laterale. Graziano, poi Merola e punizione a favore del Minturno. Ah, punizione al limite dell'area. Merola sulla palla. Si posizionano i giocatori del Minturno, in questo momento è Merola, basso in aria, palla che viene respinta da Esposito, è ancora un fuorigioco a favore del Cassino. Al centro da parte del numero 7 del Cassino, poi esce palla al piede Merola, oggetto di una punizione, di un fallo. La gara si è intanto inasprita, ma la posta in palio è importante. Si interessa direttamente il portiere Cenerelli. Cassino in attacco, c'è addirittura direttamente il tiro in porta da parte di Cifani da centrocampo, in quanto accortosi che il portiere Cenerelli era fuori dai pali. E il numero 7 del Cassino, Grieco cerca di saltare due avversari, non ci riesce. Si riprenderà con Cerenelli. 25 minuti trascorsi dall'inizio della gara, del secondo tempo, sempre 1-0 al favore del Cassino. Controlla la sfera, c'è un cartellino rosso per il numero 8 Pirolozzi. Pirolozzi che era stato già ammonito precedentemente. Espulsione del numero 8 Pirolozzi per un fallo a centrocampo. Si trattava del secondo fallo da parte del centrocampista del Minturno. E l'arbitro Pacella si è visto costretto prima a notificargli il cartellino giallo e poi successivamente quello rosso. Quindi il Minturno che rimane in 10 uomini, con il Cassino che sta conducendo la gara per 1-0. Esposito. Cassino in attacco ed è il numero 2 Michele Conte che spazza via la sfera. Fallo laterale a favore del Cassino. Esposito. E respinge di testa Michele Conte del Minturno, ancora un fallo laterale a favore del Cassino.
c'è un gioco di palloni in campo, finalmente si è trovato la soluzione, quindi si riparte con un fallo laterale a fuori del Cassino, si libera bene Giurini, poi respinge e ottiene il minturno un fallo laterale. Lungo rinvio di Cerenelli. Vi ricordiamo che il minturno gioca in 10 uomini per l'espulsione del centrocampista numero 8 Piero Lozzi per somma di ammonizioni. Buono Esposito all'indietro per il portiere Fabio. Gioca con più tranquillità il Cassino. Cerca di andare via in contropiede sfruttando appunto la superiorità numerica. All'indietro Caiazzo per il portiere, ma ottiene il Cassino il sesto calcio d'angolo. Sei calcio d'angolo a favore del Cassino e quattro a favore del Minturno. Due uomini sulla palla. In aria c'è la deviazione di testa con la palla che va a lambire il palo alla destra del portiere Cenerelli. Buona occasione del Cassino. Ancora un duello fra il numero 2 Punzo con Martino. Ancora Michele Conte sulla sfera e c'è un fuorigioco segnalato dal signor De Iorio, collaboratore del direttore di gara. Un Cassino che lo vediamo determinato, ma bisogna anche segnalare la generosità dei giocatori del Minturno, i quali hanno fatto di tutto per contrastare la superiorità del Cassino e sono stati puniti da un calcio di punizione, da un calcio di rigore al 32esimo. Ed è il numero 8 Cifani che cerca di aggirare il suo compagno, l'avversario, ma intercetta il difensore del Minturno e ottiene solo un fallo laterale. Riprende il gioco in questo istante, gira perfettamente per il numero 7 del Cassino, Grieco, che raccoglie un grosso ma non riesce, manda la sfera alto sulla traversa della porta difesa dal portiere Cenerelli. Ancora il Cassino con Grieco, poi Giurini cerca di destreggiarsi, devia in porta Giurini con l'esterno del piede destro e non fa fatica Cenerelli ad intercettare la sfera. Occasione per il Mede, la prima parata difficile di Fabbi e il numero 11 Graziano
che è in corridoio a servire il proprio compagno di squadra che viene anticipato in uscita da Fabio. Catalano, scusatemi, Cicala per il minturno. Ancora un'occasione per il Cassino e mette in rete Cifani per il Cassino. 2-0 per il Cassino. Rete di Cifani. Al 33esimo del secondo tempo, 36esimo. Per il Cassino sul minturno. Vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno al primo tempo da Calcagni al 32esimo e poi al 36esimo del secondo tempo Cifani su azione. Minturno generoso la sua prova, ma contro un Cassino in superiorità numerica e anche determinato poco poteva fare. Cassino ha effettuato un cambio. ...12 minuti mancano alla fine della gara. Vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 2-0 su un minturno. Grande avvio di campionato del Cassino, che vince in trasferto su un campo ostico difficile come quello del minturno. Anche se mancano 12 minuti, vi ricordiamo che il Cassino è in vantaggio per 2-0 in questa prima di campionato. Ha sempre attenta la difesa del Cassino. Ancora il minturno in attacco. E punizione a favore del Cassino. Da parte del giocatore del Cassino, l'autore della seconda rete, Cifani, ma poi il gioco viene fermato per un offside. Non possiamo che dire bene del Cassino, in quanto c'è un secondo cambio nelle file del minturno. Entra Di Luna, classe 95. Esce il Vezza. Due cambi effettuati nelle file del minturno. Il minturno in attacco. I ragazzi di mister Pernice cercano il gol della bandiera ed è il numero 9 Masino in possesso di palla, cerca di penetrare nella fitta rete difensiva del Cassino. Buona questa prova del Cassino. Calcagni con
controlla la sfera calcagna, appoggia al numero 7 del proprio compagno di squadra Greco e ottiene un fallo laterale. Deviazione, c'è ancora un calcio d'angolo a favore del Cassino e siamo giunti al settimo calcio d'angolo a favore dei biancoazzurri. Veramente buona questa approccio al campionato del Cassino, ancora un cross pericoloso, c'è un tiro a volo, c'è ancora un rigore in quanto la palla viene intercettata da un giocatore sul tiro del numero 7 del Cassino Greco. Palla viene intercettata e ancora una volta Facella, direttore di gara, si vede costretto a decretare il calcio di rigore a favore del Cassino. Vediamo un nucleo di giocatori che cerca spiegazione dal signor Facella, ma il signor Facella è irremovibile nella sua decisione. Al 38esimo del secondo tempo c'è un calcio di rigore assegnato al Cassino per un fallo di mano di un difensore del Minturno. Sulla sfera il numero 10, Esposito. Ed è rete. Un cucchiaio tipico, classico di Tottiana memoria e porta il Cassino sullo un vantaggio di 3-0 contro un Minturno generoso. Buona la prova del centrocampista del Cassino, Esposito, che suggella questa gara con un perfetto rigore. C'è qualche scaramuccia in campo, ma bisogna capire che forse 3 reti è ingeneroso da parte del Minturno, che ha disputato una buona gara e che praticamente è rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Pirolozzi nel secondo tempo, a pochi minuti dall'inizio del secondo tempo, per somma di ammonizioni. C'è un cambio nelle file del Cassino. È il numero 6, Scafaro. E poi viene anche richiamato in banchina il numero 7, è Greco. Quindi fa il suo press in campo. Viene praticamente sostituito Greco. Ed ecco il nuovo giocatore. Chiedi scusa, Brosio! Cassino che a questo punto della gara cerca, mancano pochissimi minuti alla fine, circa 4, ancora un fallo su un giocatore del Cassino e ancora una munizione
un'ammonizione ai danni di un giocatore del Minturno, reo di aver commesso fallo sul giocatore del Cassino. Gioco fermo per consentire l'intervento su un giocatore infortunato del Cassino, oggetto di una punizione, di un fallo. Vediamo i giocatori del Minturno che discutono. Ripetiamo, ci sembra ingeneroso questo punteggio, ma il calcio è questo. Due episodi, l'espulsione di Pirolozzi e il rigore, praticamente hanno determinato in un certo senso questa gara, anche se il Cassino sta meritando di vincere questa gara in quanto tecnicamente superiore. Quindi nulla da recriminare se non qualche episodio discutibile, ma certamente non determinante per il punteggio della gara. Sono due minuti che mancano alla fine della gara. Vi ricordiamo che il Cassino conduce per 3-0 sul Minturno, 3-0 con rete nel primo tempo di Calcagni sul rigore. Successivamente poi c'è stato il gol di Cifani al 36esimo e al 40esimo il terzo gol messo a segno da Esposito. Sembra impossibile. Parata del seconda parata difficile, diciamo, tutto l'arco della gara di Fabbi. Mancano 30 secondi alla fine dei 45 secondi minuti di gara, con un Cassino che cerca solamente di fare melina per non inveire anche. Ancora un'occasione per il Cassino, c'è un fallo segnalato dal collaboratore di Pacella. Un'altra buona occasione per il Cassino, ma sarebbe stata la quarta rete ingenerosa. Gioco fermo. A tempo quasi scaduto, c'è un ulteriore cambio nelle file del Minturno. Va in panchina il numero 6, Scafaro, scusatemi, UA, classe 94, che viene rilevato dal numero 14. Si tratta di Cerenielli Stefano, fratello del portiere. Quindi fa quasi lo scadere della gara l'ingresso in campo di Cerenielli Stefano. Gioco fermo. Fallo laterale a favore del Minturno, poi il Cassino. Bravo Cifani sul nuovo entrato, il 14 Antonucci che crossa cercando lo stesso Cifani, ma la palla viene intercettata da un difensore del Minturno.
Martino circondato da sei avversari, generoso la sua prova, ed è il numero 15 Vezza, scusatemi, Palma, nuovo entrato del Cassino. Martino ancora due avversari su di lui. Il Cassino è una squadra indubbiamente esperta che commette al momento opportuno falli tecnici necessari per fermare il gioco, ma la cosa veramente da segnalare è questa avvedutezza continua in ogni circostanza. C'hanno soluzioni di gioco che nell'economia di una partita contribuisce parecchio. Adesso il Minturno generosamente in attacco, cross, deviazione da parte di un giocatore del Cassino ed è il quinto calcio d'angolo a favore del Minturno. Al nostro orologio il tempo, cronometro, il tempo è scaduto. Si sta recuperando qualche minuto per le sostituzioni e per il gioco fermo. E in questo istante il signor Pacella della sezione Roma 2 decreta la fine della gara. La gara che è stata entusiasmante a tratti e generosamente vinta dal Cassino per 3-0. Vi ricordiamo che le reti sono state messe a segno sul rigore nel primo tempo da Calcagni, poi nel secondo tempo da Cifani al 36esimo e al 40esimo da Esposito ancora sul rigore. Quindi 3-0 per il Cassino qui da Minturno, da Riciniello. Vi segnaliamo che la gara è stata generosa, lo ripetiamo ancora una volta, un Cassino che ha meritato la vittoria e che siamo per essere la prima gara del campionato. Vi ricordiamo che la gara adesso i giocatori del Cassino vengono a ringraziare il pubblico e i federissimi che praticamente stanno salutando i propri beniamini ed è una festa. Quindi qui dal Cirinello vi ricordiamo che la gara è terminata ed è tutto, linea alla regia. E a risentirci domenica prossima. Compagnia del presidente Minturno Chianesi, gentilissima persona. Grazie, veramente gentilissima, la ringraziamo voi per la collaborazione che ci ha dato. Presidente, un punteggio che io tutto sommato ritengo giusto, però ingeneroso, perché questi ragazzi secondo il mio punto di vista non meritavano tre gol di scarto. Ma mi sembra che la differenza che si è vista in campo, invece secondo me ci sono proprio tre gol di scarto. Adesso, a parte qualche posizione iniziale del rigore o non rigore, però lì il rigore era netto, non c'è niente da fare, insomma il portiere secondo me ancora non abbiamo giocato oggi. Io ho visto la squadra giocare con il Formia in preparazione, anche giocavamo molto di più a pallone. Oggi siamo un po' intimoriti, contratti, intimoriti dalla squadra a Cassino, che sostanzialmente è una squadra di un certo livello, certo. Quindi non è paragonabile neanche alla nostra squadra, detto, ma anche in termini di risorse finanziarie, quindi certo. È tutto proporzionale sempre, certo, no? Come certo. Sono campionati del resto così. Comunque noi pensiamo di affrontare lo stesso campionato come l'anno scorso, non crediamo di fare peggio dell'anno scorso, ma l'obiettivo? L'obiettivo è sempre quarto, quinto posto, insomma, la salvezza tranquilla, mettiamo i giovani. Oggi c'erano in campo 3,95, non so se l'ha visti, abbiamo 3,95, abbiamo ancora altri due ragazzi 95. Oggi purtroppo c'è stata la defaianza, la cosa del nostro attaccante, che non abbiamo capito per quale motivo non sia venuto, e adesso parlo di taglia la tela naturalmente, che è importantissimo per noi. Perché tutto, tutto il gioco della nostra squadra è improntata sulla persona. Bene. Però è andata così, merito al Cassino e complimenti al Cassino. La ringraziamo ancora una volta per la sua gentilezza, l'ospitalità. E arrivederci. Ma il calcio deve essere così. Grazie. Prego.
Riccardo Patino è qui con noi, prima giornata che ben comincia, come si dice, a metà dell'opera. Un Cassino francamente che ha meritato la vittoria e poi ha espresso anche un gioco, diciamo così, degno della categoria, perché questa è una categoria difficilissima, il gioco va interpretato in un certo modo e abbiamo visto che i ragazzi in campo. Quindi buone le vostre scelte, buono l'inizio del campionato e speriamo che tutto continui per il meglio nel proseguo. Ma sì, noi lo speriamo, non ci nascondiamo, abbiamo fatto una squadra per cercare di vincere il campionato, quindi non è inutile girare dietro le parole, noi lo sappiamo tutti che è una squadra che abbiamo chiesto la vittoria del campionato per risalire alla categoria. È normale che su certi campi dobbiamo essere anche concreti, quindi certe volte lo spettacolo lo lasciamo da parte perché a noi interessano i punti, quindi sicuramente quando giochiamo in casa oppure quando giochiamo su campi in erba la squadra si esprime sicuramente meglio e dobbiamo anche dire che ci sono almeno 4-5 ragazzi che ancora non stanno al 100% perché hanno incominciato le relazioni in ritardo, quindi abbiamo margini di miglioramento, quindi noi siamo fiduciosi e speriamo che questa vittoria ci porti in morale e dia pure un po' di entusiasmo all'ambiente. Beh, condividiamo tutto quello che hai detto e ci vediamo la prossima partita in casa contro San Michele. San Michele. Silvio Di Prisco, allenatore del Cassino, vittoria meritato, dicevamo nel corso della telecronaca, è una squadra che certamente è una squadra diversa dall'anno scorso, quindi fa ben sperare. Degli elementi di spicco tipo Calcagni, tipo Esposito e qualche altro che adesso non menzioniamo. Allora Silvio, cosa pensi e qual è stata la sensazione al fischio finale? No, oggi c'era molta tensione perché era la prima di campionato e volevamo dimostrare che comunque vogliamo essere forti, però il risultato io lo metto sempre da parte perché oggi abbiamo sofferto tanto in un campo dove primo tempo, sì, noi abbiamo proprio come struttura fisica molti ragazzi alti, fisicamente robusti, e allora noi stiamo facendo una preparazione per uscire alla lunga, dovremmo uscire fuori. Infatti il secondo tempo ho visto già una squadra sì. più brillante. Però quello che mi fa ben sperare è la voglia di crederci anche quando noi non stiamo in palla, come il primo tempo. Loro più abituati di noi su un campo veloce, di terra, e dove noi abbiamo fatto solo due amichevoli con questa squadra. Abbiamo lavorato poco per le amichevoli, ma abbiamo lavorato tanto in campo. C'è molto da lavorare, sicuramente non mi soffermo a pensare ai tre punti di oggi. Fanno ben sperare, fanno lavorare meglio, fanno morale. Però c'è tanto da lavorare perché oggi il primo tempo abbiamo sofferto troppo e non lo dobbiamo permettere, anche merito a Mindù, dalla squadra avversaria. E questo è l'allenatore Di Prisco che prima di diventare allenatore è stato un grosso difensore della Rofit, quale io mi onoro di essere stato il suo presidente. Grazie. Grazie a voi. In compagnia del mister Pernice, mister, un risultato abbiamo detto con così nel corso della telecronaca forse è un tantino ingeneroso, nel senso del punteggio finale, anche perché abbiamo visto un minturno coriaceo, insomma una squadra che sicuramente farà bene nel corso del campionato. Lei come vede questo Cassino a prescindere dal risultato? Beh, io ho visto una squadra, il Cassino, una squadra sui reparti organizzata, attrezzata, lo dimostra il fatto che noi, penso, abbiamo fatto una buona gara il primo tempo, dove forse meritavamo anche qualcosa in più. Condividiamo. E la differenza tra le due squadre è proprio questa, il sapere aspettare, il sapere attendere l'occasione giusta. Squadra esperta. Fa la differenza in mezzo al campo. Dal canto nostro dobbiamo solo migliorare quello che noi sappiamo fare, il fraseggio in mezzo al campo, quei passaggi e quant'altro. Ripeto, non siamo stati bravi a gestire certe palle del primo tempo, dove magari poi loro erano costretti per forza ad avanzare e noi avendo una squadra. Gli episodi preferisco non commentarli, perché alla fine forse se devo commentare qualcosa sul gol dell'1-0, noi facciamo l'1-1 ed è un gol che secondo me non va a nulla. Penso proprio di sì. Proprio la di mancata sì. presenza di Italia Latina? Non voglio parlare di Italia Latina perché è un giocatore che ormai secondo me non fa più parte della rosa. Perfetto, complimenti mister comunque e speriamo che il campionato riserva più, diciamo, giornate liete. Sì, e approfitto per fare in bocca al lupo a tutti, anche all'Eterno arbitrale, sono anche per loro le prime partite, per cui va bene tutto. Grazie, grazie. Grazie a voi. Mediacentro, la televisione di Cassino e del Cassinate.